Salve ragazzi, sono DJ99. Bentornati e oggi discuteremo dei sorteggi in Champions della Juve e dei sorteggi in Europa League del Napoli. Partiamo dalla Juventus. La Juventus che ha incontrato l'Ajax, si può dire un sorteggio abbastanza fortunato, ma non si può certo dire che la partita con l'Ajax sia una partita facile, perché l'Ajax è comunque forte e tiene buoni giocatori. Certo, poteva l'Ajax, non dimentichiamo che ha eliminato il Real Madrid, anche se è stato il peggiore Real Madrid di sempre, secondo me, perché senza Ronaldo veramente non ha un buon attaccante. No. Il Napoli invece è stato molto più sfortunato della Juve e ha incappato l'Arsenal. Sì, l'Arsenal, dopo aver giocato una bruttissima partita contro il Salisburgo. E ora ci dobbiamo riprendere fisicamente, soprattutto Haaland che sta con il corpo in campo, con la testa a Parigi. Comunque. Niente, volevo dire che la partita con il Arsenal è stata difficile, però non è mai possibile, se no poi gioca bene può battere tutti quanti. L'Arsenal non è che non ha punti deboli, anzi ha la difesa che fa abbastanza schifo e il portiere che è Leno è giovane e forte, però può fare una papera. Tende a fare papere questo portiere, anche se lo voleva anche a Napoli un forte portiere. Però meglio Meret. E niente, vedremo come andrà a finire. Vi chiedo di iscrivervi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like e poi ci vediamo al prossimo video.